l'idea di fondare questa etichetta è venuta penso 3 anni fa, 2 o 3 anni fa. Sentivamo l'esigenza comunque di unirci in gruppo per poter comunque fare cose insieme ed essere più vicini, forse anche più forti. E stavamo cercando un nome che effettivamente desse l'idea di qualcosa di elettronico, di così più contemporaneo. Io in una lettura che stavo facendo su un libro sui rumori ero rimasto colpito da questo fenomeno, che è un fenomeno fisico, la risonanza stocastica. Te la faccio molto a breve. In realtà un suono che ha un volume molto basso, quindi che quasi è percepibile, se a questo suono viene associato anche un rumore, quindi un segnale casuale, quindi stocastico, questo suono quasi come per magia aumenta il proprio grado di percezione. Questa cosa mi ha molto colpito perché era un po' quello che volevamo fare noi, cioè qualcosa di piccolo che però appoggiandosi magari un'estetica digitale, rumorosa, poteva provare a far emergere delle cose e renderle più vivibili, visibili ed evidenti. Penso come definizione possa bastare. Questa cosa in realtà ha colpito anche gli altri ragazzi e dopo un po' di tempo siamo riusciti a fissarlo come nome. Sì, diciamo che siamo partiti che diciamo, l'idea basica, diciamo, l'idea da cui è partito tutto è stato più creare un network di artisti che facendo cose diverse e avendo anche sensibilità e background diversi, potessimo appunto unire appunto, le forze, come diceva prima Dario, e creare un qualcosa che potesse essere anche più intenso, proprio grazie a questi contributi molto diversi tra loro. E difatti, cioè, abbiamo persone che diciamo, artisti che partono dall'elettronica, mentre altri che magari hanno le basi nella classica o addirittura nel metal, quindi è Sì, proprio, nel cioè, rock. sì. E quindi cioè, questo qui è stata la prima base di Stochastic Resonance, proprio questo creare un network che è abbastanza largo. Con il tempo si è sentita la necessità di cominciare diciamo, ad esportare contenuti in maniera magari più curata, ecco. E quindi si è sentita l'esigenza di fondare una vera e propria etichetta e cominciare come dire, a tirare fuori il materiale, anche curato, diciamo, anche nel prodotto finale, e per questo mi si è sentita poi l'esigenza. Produciamo musica, facciamo anche altre cose, però chiaramente l'etichetta come simbolo anche ci è sembrato ottimo, per presentarci al pubblico in maniera più ordinata. Ok, un'altra, proprio unendomi al tuo discorso, secondo me è molto bello di Stocastic che questa voglia sempre di provare a fare delle proposte un po' diverse, no? E quindi, sempre ricollegandosi al nome, provare a mettere chi ascolta sempre in una condizione nuova rispetto a quello magari che si immaginava. Avendo creato un network molto ampio, per noi è abbastanza sfidante, ma è anche molto motivante provare sempre a fare qualcosa di un po' diverso, un po' un passo avanti. Questo è molto bello, secondo me, che stiamo riuscendo. Chiaramente iniziamo cioè ci sono dei punti base di estetica su cui più o meno siamo d'accordo, soprattutto a livello musicale e prettamente visuale. In base a questi canoni si può dire, diciamo, delle barriere entro cui se c'è qualcosa, almeno personalmente, che mi emoziona, beh, lì comincia a essere interessante appunto andare a scoprire l'artista e vedere che cosa ha da offrire. Poi,
appunto, se si ritiene che è un lavoro valido, che c'è la possibilità anche magari dei lavori non fatti, cioè non fatti in precedenza, non siano esattamente quello che vorremmo per noi, però se capiamo che l'artista è valido, comunque può rientrare nel, diciamo, nel canone estetico nostro, allora magari cerchiamo di investire su di lui e proprio, cioè, anche proprio, cioè, di chiedergli determinati, cioè di rientrare in quei canoni, perché magari lo stile ci piace, non è esattamente quello che dovrebbe, cioè non è esattamente quello che potremmo, che vorremmo pubblicare noi, allora magari cerchiamo di portarlo un po' più sul nostro, sì, percorso, sulla nostra, cioè per un fatto di potenzialità, diciamo, non è tanto, cioè, se c'è qualcosa che mi attrae, allora poi vedo se posso in qualche maniera ricollegarlo a Stochastic Resonance. Stochastic Design, esatto, ormai è diventato un termine che noi siamo spesso, cioè far diventare stocastico qualcuno, e stiamo per produrre, ma questo l'anno prossimo, un ragazzo giapponese che ci ha contattato e, diciamo, ci ha convinto, anche se lui fa qualcosa di più ambient, più morbido, però, diciamo, ci ha emozionato, quindi sì, c'è una dolcezza che... E quindi niente, abbiamo chiesto a quel punto di fare qualcosa per noi, facendogli sentire un po' più com'è la nostra produzione, e diciamo, gli output che stanno uscendo sono interessanti, ma così è stato anche per gli altri, cioè proprio questa cosa di mischiare le cose, cioè, sembra funzionare, fino adesso ci ha soddisfatto molto. Io parto proprio come visual artist, quindi è chiaramente, per me è fondamentale l'importanza dei video all'interno della performance musicale, anche se devo dire che a volte abbiamo fatto anche le live senza, anche volutamente, proprio per dare più risalto alla musica, perché c'è questa arma a doppio taglio del video che da un lato arricchisce la performance, dall'altro fa sì che lo spettatore non è così attento al suono. Quindi di volta in volta poi decidiamo se è più importante dare importanza soltanto all'ascolto o coinvolgere anche altri sensi. Mi sono scordato tutto il resto. Sì. Le copertine. Se vuol dire, l'ho fatte tutte io. L'ho fatte in camera mia. In realtà non sono un vero grafico, quindi in realtà sono sempre frutto di esperimenti continui che mi piace fare. E ogni tanto, ecco, trovo qualcosa che secondo me vale, e allora, tra virgolette, sono progetti che metto da parte, e poi se, diciamo, trovo appunto, come dire, a volte mi vado a rivedere, ci sono magari, trovo delle affinità con del lavoro che stiamo facendo adesso, in quel momento, e allora poi magari le riprendo, le rielaboro secondo la sensibilità del momento, cercando di andare contro quello che sento che è la release. Per esempio, per fare degli esempi, la prima release in assoluto che abbiamo fatto, che era l'11-11-0-11, è stato un album, tra virgolette, almeno per me, all'insegna del minimalismo, anche se poi non ce n'era così tanto, però si voleva presentare proprio l'etichetta come appartenente, si può dire, alla realtà minimale, e quindi ho cercato in tutte le maniere di fare qualcosa che fosse più minimale e pulito possibile, mantenendo però anche proprio l'idea di Stochastic, che comunque ci stavamo, diciamo, appena presentando, quindi volevo che ci fosse questa idea del rumore di sottofondo, perché ci sia riuscito o meno, che sto lasciando dire. Però ecco, questa era, per esempio, facendo l'esempio, un anno dopo, per il 12-12-0-12, che idealmente è il disco successivo all'11-11,
anche come etichetta e come gruppo avevamo un'identità più forte, e, tra virgolette, abbiamo lasciato molto più largo anche la nostra visione artistica, diciamo, siamo stati anche meno strict su determinate cose. E allora a quel punto ho optato per una cosa più colorata, più, cioè, meno minimale tra virgolette, però un po' più, non lo so, mi dava un po' di più l'idea, più aperta forse. Sì, che fosse aperta, che fosse una un compilation, più... che ci fossero vari anime anche diversi tra loro. Sì, però se io vedo sempre in tutte le nostre grafiche magari il filo rosso lo vedo. Stavo pensando, cioè, come secondo me sento molto forte il collegamento sempre al nome, a questa risonanza per casualità, diciamo tradotto in italiano. E ogni volta che penso di scrivere musica o di alle grafiche o al sito, comunque a qualche estrinsecazione artistica di questo gruppo, mi pongo sempre la domanda se è affine a questa risonanza per casualità. È come dire, quanti rumori esistono, eppure magari diceva 11-11 era un triangolo con degli oggettini rumorosi, quindi sparsi un po' a caso, che poi uscivano a costruire qualcosa. 12-12 erano invece dei quadrati. Il mio disco Permutation era quasi una matrice. Però io ho sempre visto, se quella matrice, magari guardandola con una diversa angolazione, un diverso occhio, mi facesse trasparire un'altra visione. E anche questi video che fa Lorenzo, li vedo sempre come un modo per poter vedere la realtà da un altro punto di vista. E quindi è incredibile, e questa cosa mi dà davvero un grande piacere, che si ricollega sempre al nostro nome, cioè cercare sempre di proporre delle declinazioni diverse in cui far risuonare il caso e quindi in realtà farsi emozionare da qualcosa che non ci aspettavamo. E si è creato effettivamente qualcosa di magico, perché noi ci troviamo assolutamente bene, quindi quando esce qualcosa di ok, lo sentiamo di ok, lo sentiamo poi, che così. È stato poi, cioè, in realtà pure casualità anche il nostro incontro, fatto peraltro su internet. Sì, perché io, cioè, ho iniziato, diciamo, questo percorso artistico l'ho iniziato facendo il DJ. Dopo relativamente pochi anni, chiaramente la spinta non era più sufficiente. Personalmente cominciavo già a sentirlo ripetitivo, il setting da club, anche perché non avevi anche artisticamente non c'era una valorizzazione del video. Sto parlando di 8 anni fa quasi. Il fatto poi, quindi ero irrequieto, fondamentalmente stavo cercando qualcosa, qualcuno per arricchirmi e tirare fuori anche quei progetti che avevo da parte, non riuscivo a, diciamo che non riuscivo a trovare una via di fuga. Mm-hmm. E per caso, cioè, relativamente per caso, sfogliando SoundCloud, sento alcune tracce di Dario. E niente, quindi è stato amore. Ho dovuto contattarlo, trovare il contatto, l'ho contattato e poi abbiamo scoperto di essere entrambi di Roma e di vivere anche relativamente vicino. Sì, è stato veramente da lì è stato appunto un capirsi sempre, anche un po' inquietante lì per lì. Sì, perché il bisogno era lo stesso, diciamo, anche a livello estetico, quindi è venuto tutto assolutamente in maniera naturale, condividendo le scelte più importanti in maniera sorprendente, effettivamente. Da lì è nata l'idea di rafforzarci e provare a vedere se c'erano altre persone che votavano magari con le nostre amicizie o contatti o musicisti e cose diverse, che condividevano anche loro questo bisogno di provare a unire diverse realtà. Effettivamente abbiamo creato un bel network. Però è tutto nato così, spontaneamente. Questa cosa di questo casting resonance, ecco. Cioè, sì, non ci ho mai pensato, però è con chiave. Sì, sì, no.
adesso a posteriori esce fuori che effettivamente si basa molto sulla casualità, sì, sì. Cioè ridondanza, risonanza per casualità, sì. Cioè la risonanza è un fenomeno bellissimo e si fanno cascare i ponti per risonanza. Si leggevo ultimamente che Tesla ha detto che se fosse riuscito a trovare la risonanza della Terra sarebbe riuscito a spaccarla in due. La risonanza è un fenomeno che, in cui un oggetto vibrante, se riesce ad accordarsi con un altro oggetto, anche se non lo tocca, lo mette in movimento. E questa cosa ha potere, una forza devastante e degli effetti assolutamente imprevedibili. Quindi, per esempio, c'è il famosissimo esempio che se una truppa di soldati cammina a tempo, quindi battendo tutti quanti con lo stesso passo su un ponte, e lo mandano in risonanza, il ponte può cascare. Quindi il concetto di risonanza magari non è molto conosciuto, però ha grandissimi effetti.